sognò. Si sentiva sempre a metà, come chi deve raggiungere due mete contemporaneamente, come chi deve convivere con due anime adiacenti ma lontane, che si sfioravano un solo giorno all'anno. In sé aveva la pigrizia delle albe primaverili, che caratterizzava le prime luci di ogni sua giornata. Aveva l'abitudine di alzarsi tardi, quando quelle stesse luci erano ormai raggi fendenti che infilzavano il pavimento. Metteva i primi passi a piedi nudi e per prima cosa apriva la finestra sul Bosforo per osservare cielo e mare. Il colore del cielo tinteggiava i suoi propositi sulla giornata, le scie che le imbarcazioni lasciavano solcando l'acqua dello stretto gli davano il senso della vita della città che si era svegliata ben prima di lui, facendogli puntualmente sentire il rimorso delle ore mattutine, altrettanto puntualmente gettate via. Ancora affacciato sulla finestra era solito unire i polpastrelli delle cinque dita, spingendoli e rilasciandoli con una leggera pressione, un gesto a metà tra la preghiera e il raccoglimento, a metà tra la devozione e la meditazione, sempre a metà. In sé aveva l'energia dei pomeriggi estivi, vigore che sentiva pulsare nelle prime ore dopo lo zenith, come una sorta di impeto al rilascio cadenzato, di cui si stupiva ogni giorno. Guardando quegli stessi polpastrelli, questa volta con il palmo all'insù, come chi attende che qualcosa piombi fra le mani. Magari il senso della sua doppia identità. Giugno aveva deciso di andare a vivere a Istanbul, proprio per questo. Voleva una terra di mezzo, l'unico luogo al mondo appartenente a due continenti, unico luogo con una doppia anima, una doppia vita, occidentale ed orientale, europea ed asiatica. Anime che poteva osservare da lontano mentre si guardavano, quasi si specchiavano senza assomigliarsi mai, con quella linea di mare esile, ma capace di dividerle marcatamente. Giugno si sentiva esattamente come quella città, si sentiva capace di essere Bisanzio e Costantinopoli, romano e ottomano. Usciva ogni pomeriggio alla stessa ora dalla sua casa Sultanahmet, nel cuore antico della città, vestito con uno stravagante cocktail di indumenti, jeans strappati, fezzi in testa, scarpa da tennis su un piede, babbuccia a punta sull'altro, occhi addosso, mani in tasca, occhi di chi non lo conosceva, mani che chi lo conosceva si chiedeva da sempre come mai ogni tardo pomeriggio andassero a pregare sia sotto le cupole che sotto i minareti, sia davanti agli affreschi cristiani che davanti ai medaglioni musulmani, sia dentro la Santa Sofia che dentro la Moschea Blu, come se credesse in qualcosa di superiore alle peculiari rappresentazioni del divino, cercando di scorgere la sorgente all'ultima della sua doppia anima, oltre tutto, oltre la primavera, oltre l'estate, oltre il Bosforo. Thank you.